Penso che questa sia stata la partita peggiore che abbiamo fatto, giocata più male di tutte quante le altre. Abbiamo perso delle partite nel corso dell'anno, magari anche immeritatamente, no? Ma penso che veramente questa partita abbiamo giocato proprio tanto male. Cioè, non siamo riusciti a giocare come di solito giochiamo, la palla, palla bassa, palla a terra, farla girare veloce, la ricerca dell'attaccante. Capire, magari è il primo caldo, mettiamola così, dai, troviamo quello che io dico sempre ai ragazzi, degli alibi, non troviamo gli alibi, mettiamola che è stato il primo caldo, vai a capire. Magari anche un po' l'agitazione, che è ovvio per noi sbagliare oggi voleva dire uscire magari dal giro, magari i ragazzi la sentivano, anche se io ho predicato che comunque dovevamo essere sereni e giocare come siamo capaci di giocare, probabilmente hanno sentito troppo la partita e loro sono andati un po', però soddisfatto per il morale, soddisfatto che comunque sì, almeno non abbiamo perso, se no era la terza sconfitta, poi magari nella testa dei ragazzi diventava poi difficile a riprenderli, no? Allora, questo è un bel gruppo, purtroppo abbiamo sbagliato, non è questa, non è il punto di oggi, sono i punti con Borgaro, Lucento che pesano. Calo c'è stato perché abbiamo speso molto il primo tempo, abbiamo dovuto cambiare due giocatori che per problemi fisici e abbiamo messo purtroppo due giocatori che avevano dei problemi fisici perché tutti e due soffrono del morbo della crescita del rotuleo, hanno fatto niente in settimana, però erano gli unici due ruoli completi nei due cambi e quindi dico, purtroppo abbiamo patito quello, però abbiamo speso molto, spendendo molto però la dovevamo chiudere. La soluzione d'Artiglia presumo che sia una botta alla caviglia, se così non sarà sarà una soluzione interna nostra da valutare perché non ho. L'ho visto arrabbiato, non ho, infatti non ho. Lui si è giustificato con la caviglia. L'ha chiesto lui il cambio Sì, comunque. quindi prendiamo atto a oggi che sia la caviglia. Martedì vediamo se sarà la caviglia oppure. Perché penso che ci possono essere delle difficoltà. Ha perso un compagno di reparto. Quindi il reparto comunque gli dà peso, gli permetteva di giocare tra le linee. Una difficoltà, lui non si è però adattato a giocare tra le linee. Per carità, abbiamo cambiato il modo di giocare, ci siamo messi a tre, quello che vuoi, però un giocatore come lui che per un tempo ha fatto la differenza. Lo perdi, perdi la qualità, avendo perso anche Garofalo. Perché perderne due davanti non è poco. Qua, penso, con questa parte. Soddisfa perché me l'avessero detto la vigilia, nelle situazioni in cui siamo, a livello numerico e di infortuni, sì, però vedendo il primo tempo penso che vado a casa veramente con l'amaro in bocca.